Buonasera a tutti, eh, siamo collegati con Franco Fracassi per una nuova intervista, ciao Franco, ciao. Ormai il nostro è quasi un abbonamento trimestrale, nel senso che ogni, ogni due o tre mesi più o meno ci sentiamo per un nuovo libro. Dunque, prima di iniziare, eh, volevo farti ancora i complimenti per la splendida intervista che hai fatto a Giuseppe o Giuseppe Tritto la, la 10-15 giorni fa, non solo ha fatto una, un botto di, di, di ascolti, ma eh, per chi non lo sapesse... Franco re reintervisterà Joseph Tritto eh, la prossima settimana probabilmente e abbiamo anche aperto un, 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 un articolo sul logo comune dove tutti quelli che sono iscritti possono scrivere le loro domande da girare a Franco che poi le girerà alcune, non tutte ovviamente, a Joseph Tritto. Cioè se avete qualche domanda particolare per Tritto scrivetela sul logo comune e poi io le passerò a Franco prima della nuova intervista. <ride> sì, noi ne stiamo raccogliendo, ne abbiamo raccolte tantissime per la verità. Ah, ok. E, e vanno bene, insomma, tutte le domande vanno, vanno bene, dopodiché dovremmo... Eh, no, centinaia di sfoltire, certo. certo. Perché... Insomma, quei 5-6 concetti fondamentali che tu ritieni, che sono i più, i più diciamo, i più richiesti, <ride> anche io faccio sempre così, di solito, sì. Dunque, oggi parliamo del tuo nuovo libro, che è Hitler 1945... La fuga, i segreti, le bugie. Eh, il titolo ovviamente spiega già chiaramente di cosa si parla. Eh, io mi ricordo che alcuni anni fa avevo, avevo letto un libro dell'argentino: mi sembra che si chiamasse Alex Bastia o qualcosa del genere, che eh, parlava anche di questo della fuga di Iter. Però lui aveva fatto soprattutto una raccolta di documentazioni e di testimonianze di chi lo aveva visto in Argentina e in Sud America. Mentre invece mi sembra di capire che il vostro lavoro si riguardi molto di più la preparazione della fuga e il retroscena, oltre che la fuga stessa, giusto? Sì, riguarda, riguarda tutto, perché insomma, se uno deve spiegare qualcosa, deve spiegare per bene, come una, una rapina in banca si spiega in un film, si spiega anche come è stata organizzata. Anche perché come è stata organizzata la fuga è forse la cosa più interessante di tutte. E, e io e la mia collega Paola Pentimella Testa abbiamo raccolto. Una, veramente una, questa volta una quantità impressionante di documentazione ufficiale sovietica, britannica, statunitense, tedesca e così via, argentina e, per cercare di comprendere esattamente cos'è accaduto e appunto noi spieghiamo sia come è stato organizzato la fuga tutti i vari personaggi ci sta un, una spiegazione approfondita di chi sono i vari personaggi chiave eh, al di là dei tedeschi insomma, che, hanno avuto, che hanno preso parte a questa a quest organizzazione e che hanno, fa, hanno favorito la fuga del Führer, e poi la fuga in se stessa, e poi c'è una parte che invece riguarda la, la spiegazione insomma, tecnica di, di tutta l'analisi forense che hanno fatto i sovietici, perché i sovietici sono gli unici che sono arrivati. Eh, lì a Berlino e eh, nel bunker, quindi sono gli unici titolati diciamo, a dire qualche cosa. Non... Ecco, scusa se ti fermo, prima di parlare della, appunto, della, della, della ipotesi o tesi della fuga, diciamo prima qual è la versione ufficiale, perché volendo smontare una, una esatto, versione però, ufficiale... La versione ufficiale è eh, frutto di, un, di uno storico che durante la guerra, come è accaduto a molti accademici di Oxford, eh, si era arruolato è stato preso dai servizi segreti britannici l'MI6, eh, costui ha ricevuto un ordine da parte di Churchill tramite un personaggio che è noto per un altro motivo, Ian Fleming, eh, il creatore, l'inventore di 007, eh, che gli ha ordinato di andare a Berlino, questo alcuni mesi dopo, eh, lui arriva a Berlino nell'ottobre. Del 1945, Hitler ufficialmente sarebbe morto il 30 aprile, quindi sono passati maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, cinque mesi dopo. Lui arriva a Berlino cinque mesi dopo eh, con il seguente mandato da parte di Churchill: la guerra non è finita se noi non dichiariamo ufficialmente che Hitler è morto e non raccontiamo la storia della sua morte. Eh, quindi lui arriva con questo mandato, ovviamente cinque mesi dopo non trova nulla, perché eh, voi potete immaginare. Quanto poteva, quali prove materiali potevano esserci intorno al bunker o dentro al bunker dopo cinque mesi, insomma, al di là dei bombardamenti, avevano transitato per quel posto centinaia se non migliaia di persone, avevano distrutto tutta la scena del crimine. Ovviamente non c'è il corpo. Ehm. Ma scusa Franco, però, da, da, dal 30 aprile, giorno ufficiale della morte, al momento in cui arriva questo inglese a Berlino. Ci sono cinque mesi nei quali i giornali cosa raccontavano? Cosa I giornali raccontavano quello che gli dicevano i sovietici. E i, I sovietici, tant'è vero, ci sono molti giornali che dicono Hitler dove è andato a finire e così via. I sovietici arrivano, non trovano nulla, dopo due giorni trovano qualche cosa, dissotterrano eh, dei cadaveri che stanno dentro una buca, eh, gli fanno eh, l'autopsia, la, fanno tutto quello che serve fare. E loro eh, dicono: A, che non si tratta di Hitler. B, che entrambi i cadaveri sono morti per avvelenamento. Quindi, nessun colpo di pistola, niente di niente, entrambi morti per avvelenamento. Eh, Ma no, scusa, forse, forse non, non ho spiegato bene la domanda. Il, tre, il, il, il 3 di maggio de, del 1945, sui giornali italiani c'è scritto: Hitler è morto? Sì, oppure... Hitler è morto perché ufficialmente c'è un annuncio. Della radio tedesca che dice che okay. Hitler è morto e si è suicidato. Ok, quello è il problema: che ovviamente tutti volevano il cadavere, tutti volevano un, un feticcio come, come è successo per Mussolini a piazzare Loreto. Insomma, avevano bisogno di una cosa fisica, di una, qualcosa di tangibile. I sovietici, questa cosa tangibile, l'hanno trovata un qualche giorno dopo. Il problema è che hanno eh, si sono resi conto che non è a lui. Tant'è vero che Stalin. Non solo eh, Zhukov, che è il comandante in capo di tutte le truppe sovietiche a Berlino, in una conferenza stampa annuncia: dice, non, è, non abbiamo in mano il cadavere di Hitler, Hitler è scappato. Ma Stalin lo dice anche nel corso della conferenza di Potsdam a eh, Truman e, e a Churchill: gli dice, eh, noi non abbiamo in, 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 non abbiamo in mano il cadavere di Hitler, Hitler è fuggito. Allora. Di fronte a questo di fronte al fatto che i sovietici fanno una nuova inchiesta, i sovietici hanno fatto ben due inchieste, la prima sul momento e poi eh, successivamente hanno fatto una seconda inchiesta perché volevano avere la certezza di questo e la seconda inchiesta ha smentito la prima dicendo sostanzialmente che non erano morti in quella maniera lì, ma eh, anche la seconda inchiesta ha sentenziato che quelli non erano i cadaveri di Hitler e Eva Braun. A quel punto, però, c'era bisogno di un cadavere. Cioè, il problema era questo: c'era bisogno di un cadavere e di una storia. Allora, viene mandato questo Hugh Trevor Roper a Berlino per raccontare la storia. Lui non trova nulla. A quel, non avendo prove fisiche, l'unica strada che può percorrere è quella dei testimoni. Allora, ci sono eh, solo tre testimoni che hanno dichiarato di avere visto il cadavere di Hitler. Questi tre testimoni, nessuno dei tre è stato interrogato dal signor Trevor Roper, perché erano due in mano ai sovietici e uno in mano agli americani. E in tutti e tre i casi, sia i sovietici che gli americani, dicono al britannico, ti mandiamo la trascrizione dei nostri interrogatori. Allora... Eh... Un po' scusami, viene in mente quando ci hanno fatto vedere la trascrizione del, dell'interrogatorio da Guantanamo di... Eh, come si chiamava quello che era stato ritenuto il mastermind dell'11 settembre cioè noi la sua e testimonianza non l'abbiamo mai sentita hanno, fanno vedere gli americani un foglietto dicendoci quello che, quello che ha detto lui siamo a sto livello praticamente sì, più o meno sì, più o meno okay. sì. E quindi lui riceve tre, queste tre trascrizioni e ehm, sul, queste tre trascrizioni peraltro raccontano tre storie diverse perché uno dice che Hitler si è sparato alla tempia sinistra eh, prima però aveva avvelenato, aveva Brown l'altro dice che eh, aveva, mh, eh, si era, a, a, aveva sparato, aveva Brown e poi si era sparato in bocca e il terzo dice che si è sparato la tempia destra e poi... Quindi, cioè, tre le uniche tre che avrebbero visto Hitler vivo raccontano tre storie diverse tra di loro. Per di più, questi tre, a un certo punto, nel corso del, dei, degli anni successivi, vengono liberati. Tutti e tre smentiscono le loro dichiarazioni perché dicono che le hanno eh, ottenute sotto, sotto tortura. E in quel momento avrebbero raccontato, parole parolite suo, e loro, tutti e tre hanno raccontato la stessa cosa, avrebbero raccontato qualsiasi cosa pur di compiacere chi li stava interrogando. Certo. Quindi, eh, Specialmente eh, se era così importante dare al mondo la versione ufficiale una volta per tutte. Esattamente, certo? esattamente. Come Ma... quelli di Guantanamo, che ovviamente confessavano perché se no non facevi contenti gli americani della CIA. Esattamente. E quindi... Eh, Trevor Roper racconta, ricostruisce questa storia della morte di Hitler attraverso queste tre eh, testimonianze e poi una serie di altre testimonianze raccontano tutto avanti il contorno e dopodiché lui una volta che ufficializza questa storia in un libro, prima fa una conferenza stampa ufficiale e poi eh, l'ufficializza in un libro, questa è diventata la storia finita sui libri di storia, e la cosa incredibile è che, visto che si sa come ha, ha ottenuto queste cose Trevor Roper, come ha ricostruito la, la sua storia, nessuno storico. Non solo nessun giornalista dell'epoca, ma nessuno storico ha mai messo in dubbio questa cosa. Almeno gli storici, quelli ufficiali. Cioè lui è diventato il, ehm, il cantore della morte di Hitler ufficialmente. Eh, ma tanto poco ci credevano sia i sovietici che hanno dato la caccia a Hitler fino al 1956, solo nel 1956 i sovietici hanno detto basta, ehm, ma perfino i britannici e gli americani ufficialmente hanno tenuto aperta la ricerca di Hitler. L'FBI ha dichiarato chiusa la ricerca di Hitler, anche l'FBI, mi pare, nel 1955 o nel 1956, gli inglesi un po' prima. Eh, allora non si cerca un cadavere, non so come dire. Eh, certo. Per di più, loro nella loro ricerca non è che ricercavano a vuoto perché ci sono i documenti di questa ricerca. Non è che ricercavano a vuoto, loro nella loro ricerca fan, ricostruiscono esattamente tutto quello che è accaduto, cioè dove, dove era passato, rintracciano i testimoni, rintracciano prove materiali. Lo trovano fisicamente. L'FBI riesce anche a trovarlo dove si trova in Argentina. Quindi. Diciamo che è solo che a quel punto nessuno poteva dire guardate che Hitler è ancora vivo. Perché ti puoi immaginare eh, che cosa sarebbe potuto accadere a livello mondiale, cioè sarebbe stato il pandemonio. Oltre al fatto che gli americani, eh, in parte gli inglesi, ma soprattutto gli americani, devono in qualche modo, giustificare il fatto che fosse ancora vivo, no, soprattutto sarebbe nato un problema enorme perché chi l'ha aiutato? Perché ha uno da eh, C'è mica uno da Berlino piglia la valigia e va all'aeroporto e eh, parte per l'Italia: è usciato sotto il naso dei sovietici e poi eh. è stato aiutato dai britannici e dagli americani. Quindi in qualche modo eh. sarebbe stato un disastro, un, un disastro totale per tutti e tre i paesi. Allora ricostruiamo invece adesso i paesi. Voi, tu nel libro scrivi che addirittura dal 42, dal dicembre del 42... Iniziano già a pensare eh, Himmler e chi scusami? E Bormann. E Bormann. E il numero due del nazismo. Molti dicono che in realtà fosse Bormann a comandare, non Hitler. Ok. Loro due decidono già al 42 che è necessario fare un piano di fuga perché vedono, pensano che la, la guerra non sarà vinta? Sì, perché eh, nell'autunno, fine autunno del 42, eh, allora. In, in Africa c'è già stata la battaglia di El Alamein, quindi, i, le truppe dell'Ast erano in rotta. Eh, in, ehm, in Oriente le Midway c'erano già state, e anche i giapponesi erano in ritirata. Per di più, tutto il fronte orientale, quindi eh, la guerra, la parte decisiva della guerra, insomma il fronte sovietico. Allora il, il, i, i tedeschi si erano impantanati a Leningrado, non erano riusciti a entrare a Mosca, si erano impantanati a Mosca e stavano perdendo. Era evidente a tutti la battaglia di Stalingrado, quindi avevano chiaro: non erano stupidi, insomma, erano tante cose, ma non stupidi. Avevano chiaro quello che sarebbe accaduto. Quindi Himmler e Bormann, Bormann sul mandato di Hitler, si incontrano. E eh, chiariscono questa cosa e poi decidono il da farsi, cioè il Reich deve sopravvivere, le sue idee devono sopravvivere, il suo leader deve sopravvivere, eh, non ha importanza dove, ma l'importante è che sopravviva. Eh, I tedeschi, però, che sono tedeschi, quindi sono molto previdenti, insomma, non è che ragionano all'impronta, si erano già portati avanti col lavoro. Perché eh, nel corso degli anni 30 avevano sostanzialmente colonizzato, si cioè erano impossessati dell'Argentina, cioè l'Argentina era diventato un paese totalmente nazificato e totalmente nei loro mani, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista politico. Eh, Juan Perón eh, era un fascista convinto, lui era un, un ammiratore di Mussolini, e Vita Perón invece era nazista. E entrambi, eh, poi il risultato, i documenti ovviamente di questo: il risultato fossero al libro paga di Bormann già da molto tempo. Quindi diciamo che eh, avevano costruito in Argentina eh, quel che dovevano fare, insomma, hanno costruito la loro, eh, la loro via di fuga. Eh, in più. Eh, ovviamente, però, l'Argentina è lontana, ci devono arrivare, quindi avevano costruito una, le varie tappe intermedie. Le tappe intermedie erano la Spagna, che era una tappa fondamentale, e l... c'era Franco che anche era lui franco, era franco che aveva vinto la, la guerra civile, grazie certo. soprattutto a Hitler, e, e quindi gli aveva messo a disposizione gli aeroporti, i porti, gli aveva messo a disposizione qualsiasi cosa e ehm... Quindi i sottomarini, i sottomarini tedeschi che portavano i nazisti in, in Argentina partivano dalla Spagna? Da Vigo. Ah, ok. Dal porto di Vigo ci sono tantissime testimonianze, oramai ci sono anche libri di storia che raccontano questo, insomma, ci sono, diciamo, sono sfuggiti alla cattura alla fine della guerra, oltre 60 sottomarini tedeschi e sono quelli che hanno fatto avanti e indietro la spola. Ecco, e, cioè diventerebbe eh, quasi paradossale pensare che su uno di questi non ci fosse Hitler. Esattamente. Perché eh, eh, c'era praticamente... Sono, sono di scappati, ma non solo sui sottomarini, sono scappati sulle navi ah. che partivano dal porto di Genova dove c'era il vescovo Siri che gli dava una grossa mano, il Vaticano ha dato un'enorme un mano, ha fornito documenti falsi e soprattutto ha fornito tutta la rete dei monasteri che c'erano in giro per l'Europa che eh, la maggior parte di questi nazisti sono e fascisti sono scappati eh, travestiti da monaci o sì. comunque insomma no. le chiamavano le Ratlines giusto esattamente esattamente le Ratlines sono quelle è un termine marinaro che indica eh, le, eh, le corde che portano in cima all'albero della nave eh, quindi quando la nave affonda i topi eh, si arrampicano sulle corde per salvarsi dal, dal naufragio, insomma. Quindi, proprio letteralmente le corde per i topi. Le corde, sì, dei corde topi. per i topi sono quelle della nave. Cioè quando, quando, sì. quando affonda una nave, questo vuol dire Rat Lines. Quindi, quando il, il, il terzo raio è affondato, i topi sono scappati attraverso queste queste corde. Con l'aiuto, un aiuto decisivo del Vaticano. Quindi abbiamo il Vaticano, abbiamo la Spagna, abbiamo l'Argentina e poi serviva il um, il, il maestro di. di, 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 di cerimonie. Di, di poker, insomma, quello che sì. metteva insieme il tutto quanto. E questo era, è stato il, um, il responsabile, quello che era il capo dei, del controspionaggio militare americano OSS in Europa. Che si chiama Allen. Si chiamava perché adesso è morto Allen Dalles, che poi è diventato il capo della CIA dopo il 1950. è diventato il capo della CIA e quello che che ha avviato tutto il programma di ehm, guerra psicologica della CIA e quello che ha inventato il programma MK Ultra. Insomma, Dallas è veramente un, un personaggio, purtroppo. Personaggio mefistofelico della, della storia del dopoguerra, insomma, non so... Tra l'altro scusa, che se mi infilo sempre, è quello che ha fatto praticamente uccidere Kennedy, nel senso che dopo la Baia dei Porci, Kennedy fece licenziare Dallas per, perché gli aveva messo in difficoltà, ovviamente, di fronte al mondo con la Baia dei Porci. Kennedy ebbe questo gesto coraggiosissimo, secondo me esagerato, di far licenziare il capo della CIA e poi, quando poi, due anni dopo, Kennedy viene ucciso, eh, chi mettono a capo della commissione Warren, chi è la persona che viene scelta per selezionare le prove che saranno eh, eh, esaminate in tribunale e quali no? Allen Dalles, capo della CIA. Il risultato sì, sì. è stato Oswald. <ride> ma guarda un po' che. che ma io qui lo racconto in libro perché, ah. ovviamente, cerco di raccontare anche quello che è accaduto dopo, cioè eh, i. Il trionfo dei vincitori. Che i vincitori non sono. Non, diciamo, non è il mondo libero, ma i vincitori sono quelli che sono riusciti a farla far franca a, a, um, ai nazisti e ai fascisti che sono scappati a centinaia di migliaia, se non qualche milione dall'Europa. Quindi, scusa, abbiamo due. Dopo la guerra, abbiamo due eh, tangenti ad, attraverso le quali scappano i, i nazisti con l'aiuto degli americani. Una verso l'Argentina e una invece proprio verso gli Stati Uniti. Sì, in no, sono un po' più di tangenti, nel senso che. Ah scappano eh, Argentina e Sud America in generale perché non vanno tutti in Argentina ma insomma loro avevano dall'Argentina dall avevano colonizzato gran parte del, dell'America Latina e quindi scappano in Brasile in Paraguay, in Bolivia, in Cile e in Venezuela eh, dopodiché ci sono quelli che vanno negli Stati Uniti e non sono pochi però gli Stati Uniti fanno una selezione cioè si prendono ehm, gli scienziati e quindi medici, fisici, chimici, tutta questa gente qui, Von Braun per eh, sì, tra cui appunto Von Braun, ma insomma uno dei tanti, e, e in più poi loro si prendono alcuni aguzzini, tagliagole particolarmente efferati che gli facevano comodo, per, per esempio la. La guerra di la guerra fredda e retroguardia all'interno dell'Unione Sovietica e così via, tipo alcuni eh, capi SS ucraini e di altri posti, così, dopodiché, gli altri scappano in Sudafrica, eh, in Australia moltissimi vanno in Australia. Infatti, sono grosse comunità eh, croate eh, perché di croati ne scappano 30 centinaia di migliaia lì eh, in Australia. E, e poi eh, molti restano in Europa, per esempio. Vanno in Spagna, Spagna e Portogallo sono state una terra di, di asilo di molti di questi personaggi. Fra l'altro, scusa, altra parentesi, qui incastriamo tutti i pezzettini a proposito dei croati. Il capo degli Ustascia, Ante Pavelic, che era il Hitler della Croazia praticamente, che ne ha fatte quasi di più di Hitler da solo, viene salvato invece, viene nascosto in Vaticano da Pio XII, giusto? E. Sì, perché uno dei personaggi chiave del Vaticano per la fuga in massa dei nazifascisti era un vescovo che si chiama Alois Houdal. Che, che era sostanzialmente l'ideologo del nazionalismo croato. E quindi, diciamo, da parte, per questo tantissimi croati sono riusciti a scappare, perché avevano il il personaggio chiave dentro il Vaticano era uno loro, quindi ha aiutato più facilmente i croati che, che di altre nazionalità, insomma, nazisti di altre nazionalità. Pensa, scusa, Poi chiudiamo la parentesi. Mi ricordo che avevo fatto una ricerca sulla questione di Ante Pavelic. E proprio, Avevo trovato un documento della CIA che diceva: scritto nero su bianco, eh, l'ex leader Ustascia Ante Pavelic risiede attualmente in Vaticano. All'indirizzo tal dei tali. C'era un, una piccola stradina con, de, con degli appartamenti delle monache. Ah, per andare all'appartamento, se volete incontrarlo, bisogna andare all'appartamento numero 3, bussare il prima tre volte. Col toc toc, 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 toc con questo codice qua. Gira per Roma, tranquillamente con una macchina del corpo diplomatico del Vaticano, scritto su un documento della CIA. Sì, 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 ma è, è questa la cosa incredibile. Cioè, c'è una storia che non c'è stata raccontata, al di là della balla della morte di Hitler, eh, che invece è una storia importante perché non solo ha evitato la, il processo a tantissime persone, ma ha segnato tutto il dopoguerra, perché poi queste persone non è che sono state lì a, a, a guardare il soffitto, insomma, hanno continuato a fare esattamente quello che facevano prima. Tra l'altro, noi tornando indietro, sappiamo anche che una buona parte dell'aiuto economico per mettere su Hitler al potere venne proprio dagli americani ai tempi di Prescott Bush, che era il padre, il, diciamo, il nonno dell'ultimo presidente, il padre di, di George Bush 41. Io in un intero capitolo spiego questo, cioè cerco di spiegare eh, come Hitler è arrivato al potere grazie agli Stati Uniti d'America e grazie a un personaggio, cioè Allen Dallas. Cioè, Dulles era l'uomo scelto dalla finanza e da gran, alcune grandi multinazioni americane per rimettere in piedi la Germania economicamente, trovare un cavallo vincente dal punto di vista politico e far fare affari a queste persone. E lui, visto che era di idee già parafasciste, insomma, eh, così, eh, arriva nel 1925, lui è il fratello, il fratello che diventerà il segretario di Stato, quindi il ministro degli esteri di Eisenhower, eh, lui arriva con il fratello e, e conoscono Hitler che era appena uscito di galera. Perché c'è stato un tentativo fallito di colpo di stato e, e si innamorano di Hitler, cioè diventano grandi amici perché si ritrovano nelle idee di Hitler. E, e questa è la cosa incredibile: cioè questo personaggio nazista poi è stato quello scelto per, ehm, per finanziare. E per gestire tutta la lotta partigiana contro il nazismo. Peraltro, di queste scelte assurde ne viene fatta anche un'altra perché, eh, appunto, ho detto che l'Argentina si era nazificata completamente e gli Stati Uniti erano molto preoccupati. Roosevelt era molto preoccupato di questa cosa e, e allora decide anche perché. Sappiamo come gli Stati Uniti considerano l'America Latina, insomma, non possono accettare che l'America Latina sia in mano a una potenza straniera, insomma, nemica in quel caso lì. E allora Mande decide di inviare un suo uomo in Argentina per eh, convincere, diciamo, più che quelle buone, anche quelle cattive. Eh, Peron ad esistere, a dichiarare guerra alla Germania e a sbattere fuori i nazisti dalle cariche di potere insomma ovunque e eh, solo che manda eh, Rockefeller allora <ride> Rockefeller la fondazione Rockefeller è quella che ha finanziato tutti gli studi di eugenetica negli anni 20 e anni 30 e grazie agli studi prodotti dalla fondazione Rockefeller che il nazismo ha potuto diciamo provare in documenti ufficiali la superiorità della razza ariana e eh, la mh, eh, legittimazione eh, sì, insomma, ha giustificato l'olocausto grazie a quegli studi lì, e lui non ha mai. cioè La fondazione Rockefeller, anche dopo che sono emerse queste cose, non ha mai rinnegato questa cosa. Cioè, Rockefeller ha sempre rivendicato questi studi, gli studi di eugenetica. E quindi, sostanzialmente, mandano un nazista perché uno che la pensa in questa maniera non si può dire che non sia nazista. Mandano un nazista a cercare di convincere un presidente di un paese straniero, diciamo vicino ai nazisti di eh... staccarsi dai nazisti esattamente <ride> e, e ovviamente allora cos'è che fanno questo il bello che lo raccontano l'ha raccontato Peron lui ha scritto un libro, insomma un'autobiografia, in cui ha raccontato una serie di cose questo molti anni dopo e, e lui ha raccontato: dice: Arriva Rockefeller, e dice Rockefeller è arrivato. Dice: Scusate, io capisco benissimo, io sono con voi, la penso come voi, però ho questo compito. Allora hanno trovato una soluzione che in realtà è stata una soluzione migliore di quello che c'era prima, cioè ufficialmente l'Argentina ha dichiarato guerra alla Germania nel eh, diciamo fine inverno del 1945, quindi a due mesi, tre mesi alla fine della guerra, ha rotto i rapporti diplomatici con la Germania e quindi è diventato un paese buono e, ne, e improvvisamente gli, diciamo l'interesse del mondo che fino a quel momento, del mondo insomma degli Stati Uniti, del Regno Unito e così via, che fino a quel momento erano focalizzati sull'Argentina. Viene meno, cioè, come non so il, se penso al signor degli Anelli, l'occhio di sauro no? no, improvvisamente si butta da un'altra parte perché lì non c'è più l'anello e, e, e non c'è più il, eh, il cattivo. E questo ha permesso, lo racconta lo stesso Peron. Questo, questo strano marchingegno ha permesso la fuga dei nazisti perché nessuno gli ha più rotto le scatole, quella rotta Spagna-Argentina non è stata più controllata perché l'Argentina non costituiva più un problema tra certo. l'altro c'è un altro appunto tornando anche al libro di, di, di Basti che, che aveva fatto tutte le ricerche in Sud America Um, io mi ricordo che c'erano diversi documenti dell'FBI che appunto avevano confermato sia l'arrivo dei sottomarini, Hitler è stato avvistato di qui, è stato visto di là, eccetera, eccetera. Però abbiamo quindi risolto il solito problema del doppio livello, anche qua. Cioè i, i, i livelli bassi dell'FBI, gli investigatori sul campo sono quelli che, che fanno il lavoro, il lavoro normale quotidiano, trovano le informazioni e le mandano a Washington. Ma i livelli alti invece sapevano benissimo, che erano stati loro stessi a far venire Hitler e i, i, i suoi compagni su questo ho qualche dubbio perché Hoover in persona, cioè ci sono documenti che ehm, mostrano come Hoover fosse lui a chiedere queste cose, e Hoover in persona, io ne parlo nel libro, produce almeno due documenti ufficiali in cui lui dice guardate che Hitler sta in Argentina. Ah. Cioè Hoover avverte il presidente Truman, che invece era un uomo molto vicino a eh, Dallas, tanto per capirsi. Sì. Eh, Tant'è vero che Dallas fa in, in, uh, cioè lui e tutti quanti i suoi i diciamo il gruppo di potere vicino a lui fa in maniera tale che Truman fosse scelto come vice di Roosevelt perché cioè sapeva che Roosevelt sta per morire eh, perché era un uomo loro. Eh, insomma, Truman fa finta di nulla, si gira dall'altra parte: eh, ah. quindi l'FBI lo scopre, ma la CIA sta zitta. In questo caso esattamente. Okay, okay. Okay. Ho capito. No, Ma anche, tra... anche la Casa Bianca, sta zitta, questa è la cosa, non certo. solo Cia, la, la Casa Bianca. Certo, certo, anche perché non si, può mai, non si potrà mai dire ufficialmente. Che... Pensa questo mostro: il mostro del secolo scorso, è Hitler. Se uno venisse fuori veramente a livello dei libri di storia delle elementari che è stato messo prima su degli americani. Poi combattuto, usato contro Stalin, poi combattuto quando gli è scappato di mano, poi però comunque aiutato a fuggire, a sopravvivere portandosi via tutti i nazisti che servivano in America, tutti gli altri in Sud America, verrebbe giù il mondo, cioè sarebbe quasi peggio che ammettere che Al Qaeda è stata organizzata, che l'11 settembre l'ha fatto gli Stati Uniti, è ancora più grossa. Esattamente, mm -mm. senti, invece ci sono anche dei legami, cioè la, questa organizzazione internazionale che preparò la fuga di Hitler. Tu scrivi il libro, ha poi portato anche a, dei, dei, diciamo, a delle estensioni che sono risultate nell'organizzazione Gladio. Qual è il collegamento? Che cosa porta dall'una all'altra? Allora, eh, per la fuga, come ho detto prima, ci sono state delle trattative tra Dalles e i suoi uomini e Borman e i suoi uomini, tra cui Wolf, che è il capo della Gestapo a Milano, eccetera, eccetera. Eh, a queste trattative che si sono svolte in parte in Svizzera, ma in parte in Italia, eh, ha partecipato anche il fascismo perché non erano solamente i nazisti a voler scappare anche i fascisti sì. volevano scappare e Mussolini manda un suo uomo eh, un uomo in qualche modo indicato dallo stesso Dalles che questo uomo è Licio Gelli allora intanto perché è stato scelto Licio Gelli perché ehm, allora eh, due, nel 1943 eh, gli Stati Uniti sbarcano in Sicilia sbarcano in Sicilia grazie a un grosso aiuto che gli dà la mafia. Allora, tutta quanta questa organizzazione, eh, diciamo, eh, che lega i mafiosi americani e siciliani alle, agli Stati Uniti per permettere, per facilitare lo sbarco, viene favorita sempre dallo stesso Dalles, perché? Perché Dalles è l'avvocato di Lucky Luciano. Pure. Eh sì, perché Dalles faceva l'avvocato <ride> Dalles era l'avvocato di Lachi Luciano e quindi lui nel in... tempo libero, esattamente e quindi Dalles indica in Lachi Luciano la persona e eh, Lucky Luciano suggerisce due personaggi eh, uno è Michele Sindona e Michele Sindona si appoggia a Licio Gelli che era un suo amico, cioè già si conoscevano insomma in qualche modo quindi Licio Gelli e Sindona hanno un ruolo nello sbarco americano in Sicilia e quando, eh, mentre Sindona non era eh, un ufficiale repubblichino, invece Licio Gelli sì, era un ufficiale della Repubblica di Salò, eh, quando eh, Mussolini dice sì ma voglio partecipare pure io a queste trattative, allora Dali si dice va bene, mandami Licio Gelli perché già lo conosco, già ho avuto un ottimo rapporto con lui grazie allo sbarco. E quindi Gelli partecipa attivamente a queste trattative. Intanto da lì viene ovviamente il potere di Gelli. Voi immaginate un personaggio che non solo aveva dei rapporti già prima con Dallas, ma diventa per due anni, diventa pappeciccia di colui che sarebbe diventato il più potente direttore della CIA della storia. Eh, quindi già quello in più entra in contatto con la grande finanza americana nel corso di queste trattative e anche con tutta la dirigenza del Terzo Reich, cioè quella che poi costituirà l'organizzazione ex-SS eh, ex che viene, che è stata, ehm, insomma, chiamata Odessa, che è quella che poi ha gestito tutta questa massa, questa rete gigantesca di estrema destra, di nazisti in giro per il mondo, che diventerà il braccio armato degli Stati Uniti per quanto riguarda tutte le operazioni della guerra fredda. Quindi Gelli diventa una sorta di tramite a tutte queste cose. Quindi intanto la figura di Gelli eh, si forma nel corso di queste trattative. In più... Nel corso di queste trattative si parla del dopoguerra, perché gli americani eh, a Dulles si interessava a questo: cioè gli fregava poco che si singoli nazisti riuscissero a scappare. Lui aveva sempre dichiarato in tutte le occasioni: il nostro vero nemico è Stalin e non Hitler, eh, e quindi lui, nel corso delle trattative, si mette d'accordo per, per formare questa Odessa in funzione guerra fredda. E ehm, una parte di Odessa, cioè di nazisti e di fascisti che sono rimasti in Europa, eh, hanno formato la spina dorsale di quella che poi sarebbe diventata Gladio. Perché Gladio non è solamente in Italia, Gladio, cioè Stay Behind, che è un trattato eh, internazionale della NATO segreto con eh, tutti i paesi dell'Europa occidentale. E, e, diciamo che i nazisti e i fascisti costituivano un, la spina dorsale di questa organizzazione segreta, che poi è stata quella che ha eh, messo in atto tutta la strategia della tensione in ogni singolo paese. Quindi l'idea di Gladio, poi il trattato si è firmato nel 1947, ma l'idea di Gladio è nata nel corso di queste trattative. Bravo. Io direi una cosa, eh, come, come pensiero conclusivo, adesso chiaramente oggi non è che faccia più una gran differenza sapere se Hitler è morto nel bunker oppure se è morto in una della Bolivia piuttosto che del Paraguay, non importa. Però è significativo anche, anche queste, queste nuove informazioni, questo blocco di informazioni, perché ci conferma ancora una volta come da una parte c'è la storia ufficiale. Che è serena, tranquilla e piatta, non ha mai nessuna, nessuno spigolo, per cui ti dicono che è così ed è così. Eh, Hitler è morto nel bunker, Oswald ha ammazzato Kennedy, siamo andati sulla Luna. Tutto quello che vuoi, no? Poi dietro scopri che c'è tutto un mondo trasversale dove i nemici non sono nemici, dove gli amici non sono amici, dove tutte le alleanze e tutti gli interessi sono completamente diversi. cioè se, se tu pensi a quello che ci hanno insegnato a scuola, c'erano i buoni che erano gli americani, gli inglesi che ci salvavano, i cattivi che erano i nazifascisti, i russi poveracci che hanno sofferto più di tutti, alla fine il bene ha vinto, il male ha perso, chiusa lì andiamo tutti a far merenda. La, la storia è completamente diversa cioè proprio la stessa gente che l'ha messo su poi a un certo punto l'ha aiutato anche a scappare ma pensa, pensa se si andasse a poter, poter tornare indietro a raccontare a qualcuno di quelli che combattevano i tedeschi magari convinto di stare con gli americani dice, guarda che tu Marines mentre tu sei qui a combattere i tedeschi i tuoi capi stanno aiutando i loro capi a scappare cioè è, una, è, è veramente una vertigine queste, queste visioni completamente no, ma girate è il peggio perché i, eh, alcuni gruppi industriali americani hanno continuato a finanziare e a eh, far produrre le aziende tedesche che producevano proiettili che poi uccidevano gli americani eh, che sbarcavano ah. in Normandia, in Francia, in Belgio, in Germania. Eh, addirittura c'è stato un diktat, cioè nel, fa, faceva parte dell'accordo eh, e questo ci sono cioè, i ci documenti, eh, oltre che le testimonianze. Eh, L'ha testimoniato, per esempio, il, il, il capo della, della Gestapo Müller Ha raccontato queste cose successivamente perché lui è uno di quelli che sono riusciti a scappare. E, mh, ha detto: Noi siamo messi d'accordo per non far bombardare una serie di aziende perché li, la struttura industriale tedesca doveva rimanere integra per dopo perché c'erano certo. le aziende che erano in società con quelle americane con i loro corrispondenti americani e queste aziende sono aziende che producevano armi infatti scusami, io mi ricordo che nel 2005 credo, quando fu eletto Bush l'ultimo, il 43 eh, andò a fare una celebrazione del D-Day cioè del, dello sbarco in Normandia andò in Normandia e era lì con, con gli ultimi vecchietti rimasti gli ultimi superstiti veterani de, dello sbarco eccetera eccetera e io mi ricordo che fece un piccolo articolo dove diceva guardate quest'uomo che sta celebrando la vittoria degli americani e soprattutto il sacrificio degli americani morti durante lo sbarco in Normandia, che furono uccisi con le armi prodotte, con i soldi mandati in Germania dal nonno di quello lì che fa il presidente adesso cioè c'era un cortocircuito pazzesco suo nonno ha finanziato le armi con le quali sono stati uccisi gli americani che il, il nipote è venuto a celebrare nel giorno del D-Day pensa che, che storture pazzesche che ci troviamo e di come fronte come Bush che andava a celebrare i morti dell'11 settembre insomma più o meno siamo a questi livelli no ma lì addirittura il nonno aveva il Prescott <ride> sì, sì, Bush sì, sì, aveva sì, aiutato era... proprio a finanziare le industrie, le industrie belliche tedesche quindi i proiettili che ammazzavano i soldati americani li avevano prodotti anche con l'aiuto economico del nonno del presidente. Esattamente, esattamente. Era una roba pazzesca. Però, appunto, la cosa, come giustamente dicevi te, la cosa pazzesca è il senso della storia. Allora, io credo che questo libro che ho scritto, al di là dell'interesse che si ha per la figura di Hitler, per tutto quello che è successo nella seconda guerra mondiale e per tantissimi personaggi di cui abbiamo parlato prima, ma il senso è. Eh, la storia che noi impariamo sui libri, eh, sui libri di scuola, sui, sui banchi di scuola, quella che noi leggiamo nei libri che acquistiamo normalmente, che guardiamo in televisione, quando guardiamo, sai, la grande storia nei documentari e così via, è, è quella che ci raccontano oppure è un'altra cosa? Perché se, se, se sono riusciti a. Truffare l'intero pianeta per più di 75 anni riguardo forse l'evento singolo più importante eh, del, almeno del XX secolo perché ha sancito la morte del cattivo per eccellenza, se sono riusciti a, quest, a, a, a truffarci e a far sì che nessuno mettesse in dubbio questa cosa. Ma allora il resto che ci sono raccontato è, così, è andata così oppure no? Io ho anche paura a, a occuparmi perché sono appassionato di storia, mi vorrei occupare di tante cose, di tanti fatti storici passati, quantomeno negli ultimi decenni e ho paura, perché non, è come sollevare una pietra e trovare sotto una miriade di scarafaggi a questo punto. Cioè, eh, il, il sospetto che ci abbiano raccontato una marea di balle ce le continuano a raccontare perché si sono riusciti all'epoca figurarsi adesso. Viene. A me viene in mente la, la citazione di Napoleone che diceva: la storia è una bugia sulla quale si sono messi tutti d'accordo. Sì, 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 è, è, infatti, sta sulla quarta di copertina del libro. Ah, <ride> non l'ho vista. Perché, è, 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 beh, è, è la verità, è la verità. Ok, senti, ti ringraziamo anche questa ah, volta. Questa è la cosa: l'insegnamento è dubitate, dubitate sempre. È fondamentale, anche quando parliamo io e te Massimo, bisogna dubitare. Va bene, io dubito di te e tu di me a questo punto. <ride> io dubito anche di me stesso. Ecco, va bene. <ride> no, ne, va bene. È, è fondamentale questa cosa, cioè non dubitare perché bisogna buttarla in vacca ogni volta, bisogna dubitare nel senso che bisogna eh, essere coscienti che ah, le cose sono molto più complesse di quello che... Eh, sembrano quando ci vengono raccontate linearmente, non esiste mai una storia semplice lineare da film, diciamo. E, e la seconda cosa è che la storia non è una cosa oggettiva, ma viene raccontata da qualcuno e allora bisogna capire questo qualcuno come l'ha raccontata, come ha trovato le cose, perché ha raccontato quella storia. E cosa pensava se, se era una persona che ragionava autonomamente oppure ragionava per input di qualcun altro? Beh, se già pensi che, che, che Churchill manda il, lo storico cinque mesi dopo perché ha bisogno di una storia per, per raccontare la, la morte di Hitler perché senza la morte di Hitler non sta in piedi la vittoria dell'Occidente, hai sì, già sì, capito beh, tutto. Come la morte di Bin Laden, cioè, Bin Laden doveva morire, e, poi se, hanno diciamo, tirato fuori quella storia lì. E a un certo punto cioè, il, perso il cattivo a un certo punto deve morire, perché se no la storia non finisce, cioè, non, non, si, non si volta pagina. Va bene, grazie di tutto. A questo punto ti chiedo: prossimo libro, ci sentiamo a giugno circa. <ride> no, eh, credo. Spero a maggio, ah, ecco. eh, però diciamo maggio-giugno eh, il prossimo libro è sulla. Eh, detta diciamo in maniera molto sintetica, la trattativa è stato mafia, in realtà è qualcosa di molto più complesso, insomma, sempre con lo schifo sempre un palo a pentimela testa, che credo sia la maggiore esperta di mafia che ci sia in circolazione, e abbiamo attraverso, diciamo, raccontiamo di una trattativa che parte nel 1943 e non finisce mai, cioè è ancora in corso, e attraverso questa trattativa è stata, diciamo, modellata eh, gran parte della storia d'Italia e non solo, perché... Specialmente la storia del dopoguerra fredda, quindi dall'89 in poi, del mondo, eh, passa attraverso questa trattativa stato-mafia. Eh, sembro un matto a raccontare queste cose, ma vi assicuro che. Eh, una, sono vent'anni che stiamo lavorando a questo libro e abbiamo una quantità di materiale impressionante. No, no se, Ormai ci hai, hai abituato che quando fai le affermazioni poi nel libro c'è sempre, sempre la, la, la dunque, controprova se posso di colpa. devo dire scusa, l'ultima cosa perché eh, come tu sai i miei libri non si trovano da nessuna parte, quindi vorrei ricordare cioè, chiunque, li, chiunque sia interessato ad acquistarli deve scrivermi la mia email personale, non c'è altro modo che Franco Fracassi 1. Chiocciola uno a numero, chiocciola gmail.com chiocciola gmail.com. Se non mi iscrivete, non avrete, purtroppo per voi e anche per me, i miei libri. Va bene, grazie mille, Franco. Ci sentiamo fra due o tre mesi. Allora, arrivederci. Bene, ciao.